Ciao a tutti ragazzi, io sono Megadome 91 e benvenuti in questo nuovo video. Oggi tratteremo nel particolare quello che è lo spinning ad uno dei predatori più, diciamo, gettonati e ricercati, diciamo, dai pescatori sportivi e dagli spinners, soprattutto da terra. Si tratta proprio dello spinning al barracuda. E da qui seguiranno tutta una serie di informazioni riguardanti sia le esche da utilizzare che le modalità di recupero, di combattimento del pesce, canne, mulinelli e insomma cercherò chiaramente di darvi tutti quei consigli che possono essere utili appunto in una battuta di pesca spinning al barracuda. Come prima cosa parliamo dell'esca, insomma, qual è l'artificiale ideale per che ci permette di poter appunto combattere un predatore di questa mole, di questa forza e bellezza anche. Chiaramente la categoria di artificiali che andremo a prediligere in questi casi sarà quella del long jerk. Il long jerk è l'artificiale ideale per questo tipo di predatore, in quanto ha una forma molto allungata, una paletta piccola che permette però ampie sbandate, e sarà proprio durante la fase di sbandata o durante la fase di recupero lineare che il barracuda andrà ad attaccare il nostro artificiale. L'attacco avviene per la maggior parte delle volte dalla parte posteriore dell'artificiale. Il barracuda andrà a stringere i denti intorno a questa zona. E quindi l'ancoretta posteriore sarà quella che lavorerà maggiormente, anche se può capitare in alcuni casi che, soprattutto con predatori più grandi, quindi barracuda di mole superiore ai 3, 4, 5 kg, che vada ad ingoiare gran parte dell'artificiale, andando addirittura a prendere l'ancoretta di mezzo. Quella in testa invece serve per gli attacchi che avvengono nella parte anteriore dell'artificiale. Come recuperare un artificiale in maniera efficace quando cerchiamo di insidiare il barracuda? Allora, il barracuda è un predatore veloce sicuramente, attacca la propria esca nuotandola anche da lontano, si avvicina e la attacca con una velocità impressionante, anche un'ampia forza mandibolare. È un predatore davvero molto divertente da combattere, nonché buono da mangiare, fra l'altro. Il recupero ideale per insidiare il barracuda, cioè, ce n'è più di uno. Io in genere utilizzo o un recupero lineare. Il recupero lineare sfrutta il rolling dell'esca. Che cos'è il rolling? Le sferette all'interno gli permetteranno di scodinzolare lentamente. Recupero lineare vale a dire senza gercate, vale a dire senza strappetti, senza strattoni. L'esca linearmente muove in acqua. Questo è un recupero che funziona sia quando i barracuda sono in attività che quando invece si trovano, diciamo, nella fase, come sapete, questi long jerk pescano fino massimo al metro di profondità, quindi quando sappiamo che si trovano in quella zona d'acqua, allora sicuramente questa è l'esca ideale da utilizzare. E stavo dicendo, un altro tipo di recupero efficace nei confronti del barracuda è anche il recupero gercato, ma non in maniera veloce. Il barracuda va anche, pur essendo un predatore veloce, il barracuda va ricercato imprimendo un'azione lenta al nostro artificiale, quindi o di rolling regolare oppure di gercate e pause, quindi strappettini. E potete farli verso l'alto, verso il basso, laterale. L'importante è che non lo recuperate velocissimamente, ma intervallate le vostre gercate, i vostri recuperi con pause non troppo lunghe, ma abbastanza secche e decise, accompagnate ad un recupero sempre lento o di velocità media al massimo. Non veloce, perché se recuperate troppo velocemente è più difficile riuscire ad ingannarli. Spesso apprezzano proprio la fase in cui l'artificiale si ferma e viene ravvivato da delle improvvise scodinzolate che noi andremo a imprimere chiaramente con il movimento della canna. Parliamo delle colorazioni dell'artificiale. Questa qui è una colorazione molto molto efficace, molto particolare, e imita, come potrete ben vedere, la fisionomia nonché i colori di un muggine, di un cefalo, cefaletto, ecco. E queste sono fra le prede più ambite dei barracuda, quindi spesso in queste esche appunto con questo colore ho avuto belle catture. Ora, come vedete, questa è nuova, ma ne ho uno abbastanza vecchio, ridotto piuttosto male, e l'ho sostituito con questo che, come potete vedere, è perfettamente nuovo, ancora non ha visto l'acqua, ma il fratello di questo qui ne ha davvero presi tanti morsi, perché è un colore che veramente funziona. Ma funziona soprattutto o durante il cambio di luce o quando il sole è alto, perché la livrea naturale, perché questa è una livrea naturale, va utilizzata proprio in casi di acqua limpida e quindi sole alto, oppure proprio al sorgere del sole se siamo all'alba, o quindi subito dopo tramontato il sole,
se siamo al tramonto. Cosa utilizzare prima, nei momenti di scarsa visibilità, quindi poca luce, acqua torbida o notte? In quel caso andremo a utilizzare colori più acidi, o nel senso più vivaci, che possiamo identificare per esempio in questi. Qui abbiamo un dorso per, giallo fluo, perfettamente in giallo fluo. Una parte centrale, diciamo, che ricorda la livrea naturale, perché non so se si vede bene, ma è argento, e una parte in basso che va all'arancio. Questi sono i colori che al buio rendono di più. Con questo artificiale sicuramente si possono avere belle soddisfazioni. A me le ha date e non mi posso certamente lamentare. Va utilizzato in casi di scarsa visibilità, quindi acqua torbida, cielo scuro, quindi o di giorno con acqua torbida o cielo nuvoloso, oppure anche di notte va più che bene, sempre recuperato nella maniera che vi ho spiegato. In caso di predatori apatici possiamo anche decidere di diminuire, quindi di ridurre le dimensioni del nostro artificiale, optando per un artificiale più piccolo che pesca sempre nella medesima zona della colonna d'acqua, quindi entro il primo metro di profondità. E ultima cosa, si possono utilizzare anche delle esche siliconiche, adesso ve le faccio vedere, proprio come queste, proprio come queste qui, abbinate chiaramente a testine piombate, oppure esche siliconiche un pochino più piccole, però mo rese molto catturanti, dato il movimento estremamente catturante della coda, che come sapete, avendo questa forma a paletta, l'acqua va a sbattere qui e gli dà questo movimento scodinzolante. Il recupero nei siliconici deve essere ancora più lento e ravvivato, diciamo, da colpettini verso l'alto della canna. Parlando proprio di canne e mulinelli, le categorie di canne che meglio si prestano all'utilizzo di questo tipo di esche qui, io ho una Falcon, ma potete utilizzare qualsiasi marca volete, non sto a dire che una marca è meglio dell'altra, ciascuno si trova bene con il suo tipo di canna, con il suo tipo di marca, quindi non mi sento di screditare nessun tipo di marca, però l'azione della canna e la grammatura è importante. La canna deve avere un'azione parabolica, quindi un'azione fast o extra fast, e inoltre, stavo dicendo appunto, la grammatura, quindi la potenza della canna è molto importante, quindi per manovrare al meglio esche di questo tipo occorre almeno una canna di potenza 10-30 grammi, meglio se 15-40, perché? Perché nel caso in cui ci sia bisogno di andare più in profondità o lanciare artificiali più pesanti, quindi che superano anche i 30 grammi, allora con una canna del genere saremmo maggiormente in grado di rimanere in pesca e di gestire artificiali che hanno mole e peso superiori. Per quanto riguarda il mulinello, vi consiglio mulinelli non meno del 4000 e non più del 5000 come taglia. Vi spiego perché. Innanzitutto per un fatto di capienza del filo, che andremo a utilizzare un trecciato di diametro compreso fra lo 0,16 o lo 0,15 e lo 0,18, 0,19 massimo. Ecco, non sconsiglio di andare oltre perché si perdono metri di lancio e la lenza diventa, cioè il trecciato diventa esageratamente grande, quindi carico di rottura maggiore, però metri persi nel lancio. È importante, delle volte abbiamo la necessità di arrivare lontano e sondiamo anche più mare, quindi con un trecciato un po' più sottile, dico fino al massimo, ad un minimo, scusate, fino ad un minimo dello 0,15-0,16 va più che bene, e ad un massimo dello 0,19. Vi sconsiglio di andare oltre pescando con queste tipologie artificiali. E il mulinello deve essere quindi di taglia 4000-5000. Importante, prima di comprare il mulinello, controllate nel sito, quindi, o nel negozio dove lo comprate, le informazioni riguardanti il max drag, quindi la frizione, quanti chili supporta, quanti chili porta, eccetera. Tutto qui. Poi chiaramente deve essere scorrevole, deve funzionare correttamente, questo è ovvio. E in ultimo, abbiamo parlato del trecciato. Chiaramente non possiamo, come sapete, arrivare direttamente all'artificiale attraverso l'utilizzo del trecciato, ma dobbiamo, fra virgolette, nascondere il trecciato con uno spezzone di fluorocarbon di circa 60 centimetri, 50-60 centimetri. Lo spessore del fluorocarbon. Allora, per il barracuda è opportuno utilizzare un fluorocarbon abbastanza grosso perché hanno una dentatura abbastanza accentuata, quindi meglio non correre rischi e utilizzare fluorocarbon che vanno dallo 0,38 allo 0,45. Addirittura ho amici che pescano con lo 0,52, figuratevi. Comunque, mettete uno 0,40, 0,45, vi troverete più che bene, anche lo 0,38 va bene.
Che dire ragazzi, mi sembra di aver detto tutto. Io spero che questo video, come al solito, vi sia piaciuto e che sia stato utile e interessante. Se così è, vi invito a mettere un bel mi piace, iscrivervi al mio canale e ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul canale di Megadome 911. Ciao ciao ragazzi!